testa al braccio destro. Ultime quattro atlete, si partirà dall'all-round con Noemi Carrozza, classe 97, nel giro della nazionale juniores. Appunto la seconda, come avevo detto prima, juniores, ad aver centrato la finale insieme alla Urrich della Busto Nuoto. Lei è stata decima alla finale dello scorso anno, quindi comunque un buon risultato, perché insomma per una ragazzina trovare in tutti i casi una finale non è male. Sì, sì, a livello juniore sia la Urrich che Noemi sono ovviamente le migliori espressioni. Nel 2014 prima Noemi e seconda appunto Laura Urrich nel campionato estivo, sono le atlete di punta per la le atlete del futuro, quelle che verranno. Bellissima questa prima rotazione, questi avvitamenti già denotano uno splendido controllo, una bellissima estensione di gambe, una bella linea, proprio una bella curva molto elegante. Sesta per quanto riguarda il libero, se si vuole fare una proporzione sull'esercizio che si sta osservando. Settima invece nella combinata, è entrata così in finale questa Noemi Carrozza. Anche la nostra rappresentante mondiale juniores 2014 proprio per il singolo, con una bella sesta posizione, quindi seppur giovane ha una bella esperienza in campo di gare. Un avvitamento combinato anche difficile da eseguire, addirittura ha fatto una fase discendente, ascendente, discendente, quindi è estremamente complesso, mantenendo comunque un buon controllo, fluidità della rotazione e l'asse ovviamente di rotazione. Termina così il suo esercizio con Noemi Carrozza. La stanchezza si sente, alla fine ha veramente sfruttato al massimo le sue capacità di allungamento, di muoversi anche soprattutto nelle gambe bici, è stata brava nel mantenere il controllo di tutta la routine. Andiamo a rivedere qualche momento. Sì, ha tante rotazioni, ecco, questa è una delle tante che ha inserito. Veramente una bella capacità. In ogni parte di gambe ha inserito degli avvitamenti, delle rotazioni, quindi ottimo, ottimo il controllo. E ovviamente le vediamo anche qui delle belle elevazioni di questi thrust di gambe. Dobbiamo solo aspettare il giudizio dei 15 giudici. Questo era l'avvitamento che dicevamo combinato, abbiamo visto un po' l'anticipo. E inquadrate Laura Torrisi sulla destra con occhio di sfida in attesa del punteggio. Sulla sinistra c'era Cristina Zarpati, al centro Silvia Gianna Andrea. Quarto posto, 84-267, non riesce a entrare in zona medaglie, ma no. È ancora lungo il cammino, perché in tutti i casi sono tre le atlete insomma sempre di livello, perché sono atlete della nazionale. L'ultima a scendere sarà Manila Flammini, adesso Francesca Deida, la